16 strane tradizioni considerate normali in altri paesi. Ogni nazione ha le sue leggi, le sue tradizioni e i suoi usi e costumi, spesso piuttosto strani o decisamente bizzarri agli occhi degli stranieri. Sapevi ad esempio che in India una donna può sposare un albero? E non è che lo facciano perché vanno pazze per la natura. Oppure, sai che in Corea del Sud i bambini alla nascita hanno già un anno? O che in Australia saresti multato se non ti recassi a votare? Il nostro è un mondo strano e unico, e noi de Il Lato Positivo facciamo sempre di tutto per conoscerlo meglio. Queste 16 stranezze non fanno che confermarlo. 16. In India certe donne si sposano con degli alberi. Il motivo di questa strana usanza si trova nell'astrologia vedica, secondo la quale chi nasce sotto l'ascendente di Marte non è destinato ad un matrimonio felice. Queste persone vengono chiamate Mangalik, ed esistono persino sezioni a loro riservate sui siti di incontri, così che possano frequentarsi tra di loro. Si crede infatti che tra i Mangalik si possa neutralizzare a vicenda la cattiva influenza degli astri. La faccenda è però più complicata per le donne Mangalik, perché in India si crede che sposandosi con una donna sotto un cattivo influsso astrologico, il marito soffrirà di cattiva salute. Perciò a queste donne viene spiegato di sposarsi prima con un albero, in modo che la maledizione passi all'albero. Dopo la cerimonia, l'albero viene tagliato e bruciato, e la donna è finalmente libera di sposarsi con un uomo. Stranamente, gli uomini Mangalik non devono sottoporsi a nessun tipo di rituale. A quanto pare gli indiani ritengono che siano solo le mogli a portare una cattiva influenza sulla salute dei mariti, o forse più semplicemente sono meno interessati al benessere delle donne nella famiglia. 15. In Indonesia, il popolo sondanese usa foglie di banana al posto dei piatti. Si tratta di una tradizione diffusa in altri paesi tropicali, ma sull'isola di Giava, in Indonesia, le foglie di banana fungono da piatto comune per diverse persone. Questa tradizione si chiama botram, letteralmente traducibile come mangiare tutti insieme. Dalla stessa foglia possono mangiare persone di qualsiasi status sociale, un tassista, un politico, un disoccupato, un insegnante, il sindaco della città, eccetera. La funzione del botram è proprio quella di tenere unito il popolo, a dispetto delle origini di ciascuno. Non ci sono nemmeno le posate, tutto il cibo si mangia con le mani. 14. In Nepal c'è il culto delle Kumari, bambine che sono considerate reincarnazioni di una divinità. I nepalesi di religione indù credono che la dea Taleju si reincarni di volta in volta in una bambina, a volte tramite possessione. Il processo di ricerca della Kumari, cioè della divinità incarnata, somiglia al processo con il quale si cerca la nuova incarnazione del Dalai Lama. Viene condotta da astrologi e monaci, che cercano la nuova Kumari tra le bambine di casta Shakya, nella comunità detta Newari. Possono esserci diverse Kumari nello stesso tempo, ma la più importante è la Kumari Reali, che vive nella capitale Kathmandu. Il processo di selezione include severissimi rituali, tramite i quali la prescelta si insedia in un palazzo e comincia a ricevere pellegrini che le portano regali, nella speranza di ricevere la sua benedizione, la sua protezione e un aiuto per risolvere i loro problemi. 13. In Israele, durante la festività del Sukkot, i fedeli costruiscono dei rifugi temporanei chiamati Sukkah. È tradizione costruire delle abitazioni temporanee chiamate Sukkah, in giardino o sui balconi. Le costruzioni commemorano il vagabondare del popolo ebraico nel deserto del Sinai e precedono le celebrazioni della festività del Sukkot. Costruire il rifugio è considerato un dovere sacro. Una volta costruito un Sukkah, bisogna passarci più tempo possibile durante la settimana di celebrazioni, ad esempio mangiare, riposare e pregare al suo interno. Se non c'è abbastanza spazio per renderlo abitabile, è comunque obbligatorio mangiare dentro il Sukkah per due volte al giorno. 12. In Corea del Sud i bambini alla nascita hanno già un anno. I neonati della Corea del Sud e di alcuni altri paesi vengono considerati già di un anno di età. Tra l'altro si crede che una persona compia gli anni non il giorno del suo compleanno, che viene comunque festeggiato, ma nel primo giorno del capodanno lunare. Perciò, se un bambino nasce nel giorno 29 del 12° mese del calendario lunare, vorrà dire che il giorno di Capodanno avrà compiuto già 2 anni. Quando in realtà ha appena pochi giorni.
In Corea è comunque in uso anche il nostro calendario e la normale misurazione dell'età, soprattutto quando si tratta di compilare documenti e stabilire a che età un bambino deve iniziare la scuola o quando è legalmente maggiorenne e può sposarsi. 11. In Cina c'è una stazione della metropolitana costruita all'interno di un condominio. Ecco una soluzione architettonica ai nostri occhi decisamente bizzarra, ma non nella città cinese di Chongqing, dove la stazione Liziba della monorotaia cittadina è costruita all'interno di un edificio residenziale. Il treno passa al livello del sesto piano e la sua costruzione è stata accolta sia con ammirazione che con indignazione. Questa soluzione è stata usata anche in Giappone, ma non in un palazzo residenziale, bensì in un complesso di uffici, e si tratta inoltre di una stazione ferroviaria e non della metropolitana. 10. Nelle Filippine i fast food vendono cibo in porzioni giganti. Non è che i filippini siano dei ghiottoni. È che da quelle parti si usa andare a mangiare insieme a tanti amici. C'è persino una parola speciale per questi raduni. Si chiama barcada. Non bisogna stupirsi, quindi, se ordinando delle patatine dal McDonald's a Manila ti viene data una porzione per almeno 6 persone. Qualcosa del genere avviene anche in Arabia Saudita. Lì i fast food sono di solito visitati da famiglie numerose. Ad esempio, è facile vedere persone che girano con cestini di ali di pollo sufficienti per 10 o 15 persone. 9. In Pakistan si vedono spesso motorini con sopra intere famiglie. Si tratta di qualcosa di rischioso e scomodo, eppure è comunissimo per le strade del Pakistan e di vari altri paesi. Le foto spesso vengono derise su internet, mentre in realtà dovremmo fermarci tutti a riflettere. A volte la povertà non dà altra scelta alle persone che fare cose ai nostri occhi strane e pericolose. 8. In Egitto hanno un'idea tutta loro sulla sicurezza stradale. In Egitto si può guidare letteralmente senza regole ed è molto raro che si venga fermati o multati o privati della patente. Questa anarchia ovviamente crea enormi ingorghi stradali, incidenti e pericoli di ogni tipo per chi va in giro a piedi o in bicicletta. Ufficialmente in Egitto il codice stradale è lo stesso che vige in tutto il mondo, ma in realtà i poliziotti non prestano alcuna attenzione alle violazioni degli automobilisti. 7. La battaglia delle arance di Ivrea. Diamo un'occhiata anche alle stranezze di casa nostra. Ogni anno, tra febbraio e marzo, ha luogo il Carnevale di Ivrea e la sua tradizionale battaglia delle arance. Tutti sappiamo in cosa consiste, una folla di persone che si tira addosso arance come fossero palle di neve. Ma da dove ha origine questa usanza? Secondo alcuni storici, la battaglia simboleggia le rivolte popolari contro i soprusi dei signori. Un'altra versione invece vuole che una ragazza chiamata Violetta cercò di proteggersi da un tiranno locale che voleva esercitare lo jus prime noctis. Le guardie tentarono di arrestare la ragazza, ma i cittadini la trassero in salvo tirando pietre verso i soldati. Le arance simboleggiano quindi le pietre. Per quanto oggi c'è chi si oppone a questo evento, citando lo spreco alimentare di 350 tonnellate di arance durante i 3 giorni della festa, il numero di partecipanti all'evento cresce sempre di anno in anno. 6. In Gran Bretagna bisogna procurarsi una licenza per ogni televisore che si possiede in casa. La BBC è la TV di Stato britannica, pagata dai cittadini tramite canone e licenze su TV e altri dispositivi da cui si possono guardare i programmi, come laptop, computer, smartphone, tablet e console. La licenza costa 145,50 sterline l'anno e i cittadini sono tenuti a comprarla, a meno che presentino una rinuncia scritta, spiegando i motivi per cui non serve loro guardare la TV. Chi non si mette in regola può ricevere multe salatissime. È tra l'altro impossibile non pagare il servizio e guardare i programmi illegalmente. C'è infatti un ufficio apposito chiamato Enforcement Division, che come vedi dalla foto usa anche una macchina molto retro, i cui ufficiali possono presentarsi in casa di chiunque senza preavviso per controllare che tutto sia in regola. 5. In Germania si paga una tassa sulla religione. La cosiddetta Kirchensteuer è una tassa imposta ai fedeli di alcune comunità religiose in Germania. Tra queste ci sono la Chiesa Cattolica, gli Evangelisti, la Società Religiosa Unitaria dei Protestanti e la Comunità Ebraica. La tassa ammonta all'8-9% della loro imposta sul reddito.
Ad esempio, se un parrocchiano paga 10.000 euro di tasse ogni anno, dovrà pagare 800 euro alla Chiesa. In aggiunta, la tassa può essere applicata anche a dividendi e ricavi di vendite di proprietà immobiliari. Il contribuente ha il diritto di rifiutare di pagare la tassa, uscendo dalla comunità religiosa di riferimento tramite avviso scritto. Chi lo fa viene scomunicato. Alcuni possono persino venire inclusi in liste nere, che impediranno loro di lavorare per organizzazioni religiose, ad esempio scuole e ospedali. 4. In Australia, chi non va a votare riceve una multa. Tutti quanti in tutto il mondo si lamentano dei risultati elettorali, dichiarando a gran voce che questa è l'ultima volta che vanno a votare. C'è però chi non può permettersi il lusso di non andare a votare. Gli australiani, infatti, vengono multati nel caso non si rechino alle urne. La multa è piuttosto contenuta, ma ad ogni modo è da pagare. Nel 2010, per esempio, in Tasmania 6.000 persone non si recarono al seggio e ciascuna di loro fu multata di $26. 3. In Canada il latte si vende in confezioni di plastica trasparente. Ovvero come riuscire a stupire gli stranieri con delle semplici confezioni di plastica. Per molti abitanti del nostro pianeta, queste confezioni sembrano strane perché quasi dovunque il latte si vende in bottiglia o in cartone. A quanto pare però questa soluzione è piuttosto comoda se si mette poi il latte dentro grossi barattoli, come è uso tra i canadesi. 2. In Bolivia è di moda il wrestling femminile. Le lottatrici vengono dette cholitas e indossano vestiti coloratissimi. L'idea di reclutare delle semplici donne boliviane e trasformarle in tenaci lottatrici di wrestling è stata di Juan Mamani, l'impresario del team Titani del Ring. Juan era in difficoltà in seguito a un drastico calo degli affari nel 2001. Mise quindi degli annunci sui giornali locali in cerca di nuovi atleti e con sua grande sorpresa si presentarono in maggioranza ragazze, belle e ansiose di guadagnarsi da vivere combattendo. A differenza dei lottatori maschi, che usano comodi abiti sportivi, le ragazze combattevano nel loro abito tradizionale, camicie colorate e brillanti, scarpe e bombette. Nessuna delle atlete, dette cholitas, è una professionista. Spesso ai combattimenti devono aggiungere anche la cura delle loro case e altre occupazioni e responsabilità. L'importante è portare sempre il pane a tavola. 1. In Messico e altri paesi ispanici si usa la chancla, uno speciale strumento educativo usato dalle mamme. Di norma una chancla è una pantofola o un sandalo, usato dalle mamme e dalle nonne latinoamericane per disciplinare i piumonelli dei loro figli, bambini o adolescenti. Da noi questi metodi educativi vengono ormai considerati al limite dell'abuso e non li si giustifica in alcun modo. Eppure sembra che in Messico e altri paesi vicini la chancla è vista come uno strumento di grande efficacia. L'anziana signora nella foto, ad esempio, un giorno scoprì sua nipote insieme ad un ragazzo e come prima cosa si sfilò la sua pantofola. Ad ogni modo, i ragazzi tirati su a suon di chancla, spesso ci scherzano sopra e a quanto pare la cosa non ha causato loro alcun trauma infantile. Non ci vedono anzi nulla di strano. Conosci altre stranezze che hai incontrato in giro per il mondo? Raccontacele nei commenti qui sotto. Ricorda, clicca sul tasto iscriviti e unisciti a noi. Siamo il lato positivo della vita.